Hanno destato particolare attenzione in Abruzzo le parole pronunciate ieri dal ministro Salvini, che si è soffermato non solo sulla A24 e la A25, ma anche sul cosiddetto raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, che nei territori interessati da quest'opera sta destando diverse contestazioni sia da parte degli amministratori, ma anche ovviamente dei residenti e dei comitati locali. Allora, abbiamo provato a sondare il terreno nell'ambito degli stati generali dell'economia che si stanno svolgendo a Pescara con tante personalità protagoniste del mondo dell'economia sia in Abruzzo ma anche in Italia. Per noi è andata Antonella Nicoletti e l'abbiamo in diretta, credo anche con un ospite. Buongiorno Antonella. Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori di Rete 8, hai detto bene, siamo qui al padiglione Becci, al porto turistico di Pescara, per la seconda giornata di Abruzzo Economy Summit, gli stati generali dell'economia in cui i relatori di spicco stanno parlando della situazione economica, geopolitica alla luce della crisi dovuta alla pandemia e anche della guerra in Ucraina, soprattutto però parlando di prospettive e di ripresa, ma come hai detto tu stanno facendo discutere le parole pronunciate dal ministro Salvini sul raddoppio, o meglio sulla velocizzazione Pescara-Roma. Per questo noi abbiamo qui il commissario ZES Abruzzo, il commissario Miccio, che ormai è diventato un po' di casa per noi, qui a margine della seconda giornata di Abruzzo Economy Summit, Stati Generali dell'Economia, che ricordo è stato promosso come evento dalla Regione Abruzzo con media partner Rete 8 e il quotidiano Il Centro. E al commissario Miccio voglio fare una domanda secca. Il ministro Salvini ha detto che ci sono delle criticità nella realizzazione di questa opera, sia per quanto riguarda i costi sia per l'aspetto geomorfologico del territorio abruzzese, però non ha ribadito uno stop definitivo alla infrastruttura. Secondo lei questa velocizzazione è necessaria o no, commissario? Guardi, le rispondo come ho detto al convegno su tutte le opere del PNRR. La velocizzazione è l'unica condizione che consente alle opere di tempi di realizzazione di poter avere i fondi che altrimenti andremo a perdere. Due, la velocizzazione serve per collegare Civitavecchia tramite l'interporto d'Abruzzo di Manopello ad Ortona e collegare quindi col corridoio europeo Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce il mondo del terreno da Barcellona-Spagna fino alla Croazia, e questo è un elemento non solo di collegamento che riguarda tutta l'Europa, ma ancora una volta è l'occasione per l'Abruzzo per rendere strategico il suo ruolo di centro del centro dell'Italia. Insomma, il trasporto su rotaia mi sembra essere indispensabile a questo punto, perché lei ha detto che diverse sono le aziende che vogliono investire in Abruzzo, tra l'altro. Assolutamente sì, noi abbiamo 120 aziende pronte ad investire, di questi alcuni hanno già iniziato il percorso. Le grandi imprese che in Abruzzo sono quelle che danno maggiore occupazione non hanno diritto per ragioni comunitarie al credito d'imposta per gli ampliamenti delle attività, ma noi stiamo cercando di darle l'altra parte, che è la semplificazione amministrativa, cioè uno sportello unico nazionale delle ZES che consente con un'unica funzione di fare conferenze di servizi e chiusura di questa attraverso un procedimento che riduce in maniera significativa per legge i tempi dei singoli endoprocedimenti. Questo secondo me è la svolta anche per fare le infrastrutture, comprese quelle del PNRR. Grazie al commissario ZES Abruzzo, commissario governativo Mauro Miccio, noi la congediamo perché sappiamo che ha altri impegni. Marina, poi c'è stato il collegamento in videoconferenza con il ministro Urso, che ha concluso i lavori e ha parlato di digitalizzazione e di transizione ecologica. C'è stata anche la videoconferenza del presidente Marsiglio, che come sappiamo è infortunato, quindi non ha potuto essere qui, che ha ribadito lui stesso di aver parlato con il direttore del MIT sulla velocizzazione della linea della tratta ferroviaria Pescara-Roma e ha confermato le criticità, ma ha detto che questa è una sfida e quindi non c'è uno stop a priori. E noi su questo abbiamo
abbiamo voluto ascoltare anche l'ex ministro Minniti, che al nostro microfono ha detto quanto segue. Pregherei Dino D'Angelo in regia di agevolare la nostra intervista. Sentiamo. Che l'Abruzzo sia una regione chiave nello sviluppo economico del paese mi sembra non ci sia dubbio alcuno. Che noi dobbiamo procedere a una rapida integrazione dei territori anche dal punto di vista dei trasporti, anche questo mi sembra non ci sia dubbio alcuno, naturalmente dobbiamo farlo nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'ambiente, tuttavia quello che serve a velocizzare e a rendere più semplice le comunicazioni, soprattutto i trasferimenti di persone e di beni materiali, a mio avviso va nella giusta direzione. Quindi insomma, nonostante Salvini parli di criticità o anche di soluzioni alternative... Naturalmente lui è il ministro delle infrastrutture, conosce molto meglio di me la situazione e naturalmente io non sono per sottovalutare le criticità, ma penso che sia interesse comune anche del governo far sì che ci sia il massimo di integrazione tra i territori. D'altro canto diciamo, penso che sia questo quello che si chiama un interesse nazionale, diciamo, siccome so che il governo utilizza moltissimo questo termine, interesse nazionale, in questo caso si tratta di un interesse nazionale anche se è calato in varie realtà regionali.